Gioca d'anticipo oggi il Catania, impegnato allo stadio Meazza contro il Milan per la terza giornata del campionato di Serie A. Pieno di insidie il confronto che attende i rossoazzurri, almeno per due ragioni: la consistenza dell'avversario di turno ed il fatto che questo stesso è reduce dalla sconfitta, per certi versi in attesa, rimediata a Cesena. A giudicare dalle mosse compiute durante la settimana, il tecnico Giampaolo pare orientato ad avvalersi di un modulo 4-3-1-2 con Handukar in porta, protetto da destra a sinistra da Potenza, Silvestre, Spolli e Capuano. Sulla linea mediana, nello stesso verso, Izco, Biagianti e Ledesma, mentre Ricchiuti dovrebbe agire a ridosso del tandem offensivo composto da Maxi Lopez e Mascara. In panchina, Campagnolo, Alvarez, Terlizzi, Carbone, Gomez, Morimoto e Anterucci. Fischio di inizio alle 20:45, dirigerà Morganti di Ascoli Piceno. Sulla carta una trasferta proibitiva, anche se il pensiero dei tifosi rossazzurri corre all'esaltante 2-2 dello scorso aprile al Meazza contro i Diavoli rossoneri. Da allora qualcosa è cambiato, soprattutto i rispettivi allenatori, e stasera nello stadio di San Siro per l'anticipo della Serie A tra Milan e Catania sarà ben altra partita. I padroni di casa allenati da Allegri, senza Pato, ma con Robinho forse accanto a Ibrahimovic e Ronaldinho, debbono riscattare l'imprevista sconfitta di Cesena. Il tecnico degli Etnei, Giampaolo, per l'occasione cambierà molto probabilmente modulo, proponendo un 4-1-4-1 con Carboni in mediana e Gomez e Mascara sugli esterni. Maxi Lopez sarà al centro dell'attacco. Rossazzurri in silenzio stampa, la parola al DS Bonanno. Queste partite contro questi squadroni il Catania li affronta con un piglio diverso, siccome riteniamo che il Catania abbia un potenziale notevole, ci auguriamo tutti che... Mi aspetto. Subito test impegnativo per il Catania alla terza giornata, stasera l'anticipo alla Meazza contro il Milan, di un Catania che è reduce comunque da un successo importante, quello del Massimino settimana scorsa contro il Parma, sofferto, meritato comunque poi al di là delle vicende appunto della partita molto combattuta e complicata. Giampaolo, per affrontare il Milan spumeggiante, nonostante una partenza falsa in campionato nella trasferta di Cesena, probabilmente cambierà qualcosa, confermando il pacchetto difensivo con Andujar tra i pali, poi Potenza, Silvestre, Spogli e Capuano, ma per arginare il Milan di Ronaldinho e probabilmente anche di Inzaghi, potrebbe giocare con Carboni davanti alla difesa, poi una nuova linea a 4 che potrebbe essere formata da Biagianti, Gomez, Ricchiuti e Mascara, con la possibilità o l'alternativa però di Izco e Ledesma, mentre davanti l'attaccante unica punta in questo caso dovrebbe essere confermato ancora Maxi Lopez. Il Catania conosce naturalmente la forza del Milan, sa quanto è difficile questa partita, anche alla luce del fatto che il Milan è rigenerato dalla prestazione in Coppa. Non c'è tanto da perdere, se non naturalmente quella che è la determinazione che in questi anni il Catania ha sempre mostrato in campionato, anche contro le cosiddette grandi, mai, a parte qualche episodio, mortificazioni sul campo, sempre squadra disposta a giocare, lo sarà certamente questa sera anche il Catania di Marco Giampaolo. Si gioca alle 20:45, dirige l'arbitro Morganti. Da Milano è tutto.